Nella vita bisogna essere coerenti, distinguendo il lievito buono che fa crescere il regno di Dio da quello cattivo. Solo così si è veri discepoli di Cristo. Durante la messa a Santa Marta, Papa Francesco è tornato a parlare dell'ipocrisia, il lievito dei farisei, elogiando l'esempio dei bambini, concreti e incapaci di dire bugie. È una divisione interna l'ipocrisia. Si dice una cosa e si fa un'altra. È una sorta di schizofrenia spirituale. Poi l'ipocrita è un simulatore. Sembra buono, cortese, ma dietro di sé ha il pugnale. Ma pensiamo a Erode, con quanta cortesia, spaventato da dentro, ma aveva ricevuto i magi. E poi, nel momento del congedo, dice: ma andate e poi tornate e ditemi dov'è questo bambino, perché anche io vada a adorarlo, a ucciderlo. L'ipocrita che ha doppia faccia è un simulatore. Gesù, parlando di questi dottori della legge, dice: questi dicono e non fanno. Un altro modo di ipocrisia. È un nominalismo esistenziale. Quelli che credono che dicendo le cose sta tutto fatto. No, le cose vanno fatte, non solo dette.